sbocciano ortensie su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ombretta su Arte per te, nuovi fiori di carta, oggi dei delicatissimi e bellissimi fiori di ortensia. Vedrete quanto è semplice fare delle ortensie. Con questo video accontento una richiesta di una di voi, che non mi ricordo più chi fosse. Se mi stai seguendo, ecco, ti accontentata. Ecco le ortensie, un modo semplice semplice per fare un fiore molto complicato. Prima di trasferirci sul piano da lavoro devo dirti un paio di cose. Vienimi a seguire anche su Facebook, lì sto pubblicando un sacco di video che tu sicuramente non hai visto. Vienimi a trovare anche su Facebook per avere anche là 3 video al giorno più quello di YouTube, che è diverso da quelli di Facebook, e seguimi anche su Instagram per vedere l'applicazione e le anteprime di tutti i video che vado pubblicando. Inoltre, se vuoi aiutare Arte per te in maniera concreta, ti ricordo che c'è il tasto PayPal sull'home page del canale con cui potrai farlo, e ti ricordo che tutti i contributi versati su Arte per te verranno spesi per migliorie tecniche sul canale. Bene, basta cianciare, spostiamoci di là e andiamo a vedere un'ortensia bellissima e realistica come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre bellissime ortensie di carta. Innanzitutto della carta velina. La carta velina la trovate in tutte le cartolerie, venduta a 4 fogli 1 metro per 50 o a singoli fogli che sono, mi pare, 2 metri per 1 metro. Sono dei fogli enormi, io neanche li apro. Io la prediligo bianca perché costa molto meno, 30 centesimi a foglio, e posso fare io le colorazioni, ma se voi non siete bravissimi a colorare potete anche prenderla già colorata. Poi della colla attacca tutto, un paio di forbici. Se dovete colorare la carta, io vi consiglio di farlo con degli acrilici e dell'acqua, quindi vi occorrerà anche una vaschetta, un compasso, una matita, e poi vi farò vedere altri metodi alternativi di coloritura con i timbri e dei pennelli da trucco, questi qua per intenderci, che io ho dismesso dalla mia makeup collection e adesso utilizzo per le belle arti. Ovviamente per colorare la carta non ci sarà soltanto una maniera. Cominciamo subito. Prendo un foglio di carta, 2 fogli di carta velina, e li piego fino a raggiungere la dimensione del cerchio che io voglio fare. Allora, per esempio, qui ne ho talmente tanti che non mi servirà piegarlo su se stesso più di tanto, ma direttamente andrò a fare il cerchio e ritaglierò. Quindi decido che la mia apertura debba essere 8 cm, ma potete farle anche più piccole, da questo dipenderà appunto la grandezza dei vostri fiori. Traccio il cerchio e con delle forbici, tanto la velina si taglia agevolmente, andrò a ritagliare tutti i fogli di carta velina, non curandomi del fatto di essere super precisa, né che tagliando degli spessori così ampi il taglio non sarà assolutamente nitido. Questo lo mettiamo in conto, lo sappiamo, non ci fa nulla. E voilà, ecco qui i nostri tanti fogli di carta velina. Versiamo dell'acqua all'interno di un recipiente, il mio è già sporco di colore perché io lo uso appunto per fare questo recipiente, e all'interno potete usare sia i colori alimentari, che non tutti abbiamo, ma sicuramente tutti abbiamo a casa nostra gli acquerelli o gli acrilici o le tempere o tutto ciò che colora, gli inchiostri, quello che volete. Metto dentro una miscela di colori acrilici.
metto del violetto, del viola, del rosso, del turchese, insomma un po' di colori che creino un bel mélange. Quindi spando i colori e li faccio solubilizzare nell'acqua. Metto insieme i colori e metto dentro i miei dischetti di carta e li faccio imbibire di colore ben bene, li tengo a mollo per una quindicina di minuti. Finito il tempo di ammollo, li tiro fuori dall'acqua e li metto ad asciugare al sole, avendo cura di poggiarli su un qualcosa di che non faccia appiccicare la carta, quindi su un qualcosa di plastico. Potete metterli su della pellicola trasparente, per intenderci. Ecco qua. I foglietti adesso berranno tutta l'acqua colorata. Voi, se volete, col pennello fate espandere, loro diventeranno tutti di un color violetto. Facciamo la tintura alla carta e dopo togliamo i foglietti e mettiamoli ad asciugare al sole. Per non farli volare, poggiate un sassolino sopra, un pesetto al centro, mi raccomando, non sui lati, al centro. Dopo averli tirati fuori dall'acqua e fatti asciugare, quello che avrete sarà questo. Il primo e il secondo saranno un po' rotti e potrete sacrificarli, ma tutti gli altri saranno delicatamente colorati, vedete? Quelli in fondo avranno più residui, quindi saranno una colorazione un po' diversa, e vedete, il fondo raccoglierà tutti i residui del colore. Vedete? E non vi preoccupate, perché si staccheranno perfettamente, potrete tranquillamente separarli l'uno dall'altro. Se invece non volete fare tutto questo lavoro, anche qua ricaviamo il nostro cerchio e voilà, come vedete sono già belli e pronti, super omogenei. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo prendere dei timbrini, pucciare dei pennelli e spandere il colore a uno, però naturalmente questo dovete farlo in maniera disordinata su tutti i foglietti. Alla fine la mole di lavoro in termini di tempo è più o meno la stessa, perché quelli li mettete a mollo, poi li tirate fuori dall'acqua e sono pronti. In questi invece dovete passare un po' di tempo a dare a tutti un bel tono. Potete farlo direttamente anche a pittura, nel senso, prendete il pennello sporco di colore e a uno bagnate la carta e dipingete le vostre ortensie. Per questo quindi prenderò i miei dischetti, che mi piacciono molto di più di quelli tutti bianchi. Prendo un po' di dischetti, non so quanti ne ho tra le mani, vabbè, facciamoli a due, così viene più semplice. Li piego a metà e li ripiego. A questo punto taglio il margine lasciando un 2 centimetri unito e taglio anche dall'altra parte i lati e piego. E taglio anche qui la piega che viene chiusa. Ok,
e ripiego un'ultima volta. Così. E taglio. Perfetto. A questo punto prendo la matita e disegno una X. Ok? È una linea dritta verso il centro. Su questa X, su ognuno di questi bracci della X, faccio partire un petalo che finisca a punta. E allora 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2. Così. E qui faccio in modo che questa parte rimanga unita al resto attraverso questo disegno. Ora, questo disegno ve lo metterò anche sulla pagina Facebook di Arte per Te, Ortensie di Carta. Sotto la foto nei commenti troverete questo troverete l'album con questo disegnino, in modo che possiate copiarvelo. Con le forbici o le forbicine, quello che vi viene più comodo, io per esempio i petali li faccio con le forbicine e il gambo con le forbici, tanto la velina si taglia agevolmente. Ritaglio i petali. 1 Quello che avremo alla fine sarà questo. Ok? Con delicatezza stacchiamo i dischetti l'uno dall'altro. Adesso ne ritaglio un bel po', perché per ogni fiore ne serviranno 8-10. A questo punto prendiamo i nostri fiorellini e sovrapponiamoli in maniera tale da sfalsarli, cioè non metterli uno sopra l'altro, ma mettere sempre un fiore al centro dell'altro. A questo punto piego a metà, così, e quello che avrò sarà questo. Schiaccio il centro e, tenendo il centro così, comincio ad arrotolare il fiore su se stesso fino a quando incollo l'ultimo giro, così. Quindi piano piano allargo la mia ortensia. Non è bellissima? Morbida morbida, sembra vera. Si tratta adesso soltanto di far prendere posizione ai petali, facendo attenzione a non rovinarli. E se volete potete metterle un gambo, se volete potete utilizzarla come decorazione orizzontale, quindi da pacchetto. Questa è la mia ortensia per voi, che in 4 e 4/8 è bella e pronta, senza dover fare i fiorellini a uno, perché c'è un altro metodo su semisfera di polistirolo, facendo i fiorellini, quelli a mo' di quadrifoglio, a uno e attaccandoli uno accanto all'altro. Ma capite bene che è un lavoro molto più lungo e molto più macchinoso. Spero che questa ortensia vi piaccia.
Potete naturalmente variare tutti i colori che vorrete. Adesso vi faccio vedere, non si sa mai, anche come fare la foglia. La foglia è una foglia larga, così, che ritagliamo subito. Io parto da carta velina bianca, potete tingerla nella stessa medesima maniera in cui abbiamo tinto i petali, verrà benissimo. Naturalmente utilizzate i toni del verde. Sporco le setole del mio pennellone con il color brush e in un attimo, come vedete, la mia foglia è delicatamente colorata. Poi do altre sfumature con i timbrini ed il gioco veramente è fatto in un attimo. Se volete farne una, anche questo può essere un metodo più che valido. Sì. Per piegare la foglia, ve l'ho fatto vedere già in un altro tutorial, ma ve lo faccio vedere di nuovo. Linea mediana che passi dagli angoli e dopodiché si piega così, quindi si gira e si piega così, quindi si gira e si piega così. Dopodiché si apre la fogliolina e tutte le pieghe sono belle e pronte. Bene, adesso abbiamo proprio finito. Vi ho fatto vedere come si fanno le foglie, vi ho fatto vedere come si fa l'ortensia. Adesso sbizzarrite la vostra creatività e create tantissime, tantissime ortensie bellissime, corredate di foglia. Bene, bene, proprio un tutorial delicatissimo oggi. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Ortensie di carta, non è facilissimo farle. Pensavate vi facessi i petali uno a uno e invece no, in un attimo ecco risolto il problema. Lasciatemi tanti commenti qua sotto, sicuramente tanti pollici in su e una condivisione sulla vostra pagina Facebook se il video vi è piaciuto. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, appuntamento qui per il prossimo video. Ciao!